Credo che una delle prime cose che mi ha colpito della città di Valencia sia la grande quantità di ragazze giovani che vedi in giro. Ovviamente non solo ragazze, ma giovani che girano la città per viverla all'aria aperta. E una delle altre cose che mi ha colpito di più è che fanno tutti le stesse cose. Per me che sono un irrequieto provinciale marchigiano, Valencia è innanzitutto una città fastidiosa. Non è tanto perché in Italia i giovani sembra che siano scappati via e stiano tutti qua. Non sono nemmeno le infrastrutture, gli spazi personali, né il senso di disciplina che dimostrano i cittadini della comunità valenziana. No, la sensazione deriva dal fatto che per un marchigiano che è abituato ad eccellenze incredibili e a disastri epici, una città di studenti e turisti come questa mi ha generato un sentimento di invidia per loro e la sensazione che da qualche parte ci fosse nascosta la fregatura. La Spagna è un posto che ha moltissime cose in comune con l'Italia, anche troppe in certi casi. E quindi devo dire che in queste 2 settimane scarse di permanenza per me non è stato facile trovare la vera identità valenziana. Sarà perché nei vasti spazi della città si susseguono costantemente personaggi, studenti e turisti che provengono da tutto il mondo. La città di Valencia è piena di spazi verdi anche all'interno del tessuto urbano e questo permette alle persone di muoversi liberamente anche con un certo tipo di andatura. Questa caratteristica è una delle cose principali che vanno a identificare l'economia della città. Il ritmo della città di Valencia sembra impostato sulla velocità dei semafori pedonali e sul tempo che occorre per attraversare la strada. Quindi è assolutamente comune trovare auto che sfrecciano a velocità sostenuta, anche se la polizia sarà più facile che vi fermi per il cellulare. Sembra proprio che l'economia valenziana sia costituita da grandi investimenti immobiliari. Questo unito a una forte presenza di filiali e di istituti bancari ed un'enorme quantità di attività commerciali sparse in tutta la città. E la maggior parte di queste attività si occupano di ristorazione, bar e generi alimentari, finendo spesso per vendere tutte le stesse cose e facendosi anche concorrenza in spazi che sono abbastanza vicini. Tutto questo in una città con strutture edili enormi e ovviamente anche con la presenza di grandi centri commerciali. Ed è così che, tralasciando le tappe obbligatorie per un turista, mi sono messo ad osservare le opportunità e le debolezze di quest'area urbana. Girare per Valencia è un'esperienza che suggerisce immediatamente tutta una serie di potenti messaggi, sia sulla qualità della vita che sul mondo del consumo in Europa. Per venire a Valencia ho prenotato per 12 giorni un Airbnb. Ho prenotato online biglietti di aereo, biglietti di treno. Mi sono informato su documenti e procedure da fare nel caso avessi voluto fermarmi di più, magari per lavoro. Mi sono informato sul costo della vita, sul costo di affitti e ho visto offerte di lavoro online.
Quindi arrivato a Valencia non ho avuto moltissime sorprese, però qualcosa comunque mi ha fatto riflettere. Ma credo che lascerò queste storie per il prossimo video.